Stiamo cercando di dare risposte il più possibile operative e insomma, tenendo conto di quelle che sono le tempistiche alle famiglie. Abbiamo anticipato noi come nidi e scuole comunali dell'infanzia l'apertura al 1° di settembre, cercheremo di partire a settembre con la refezione scolastica, quindi stiamo cercando di anche avere il personale al completo il più possibile per poter partire nel miglior modo. L'anno scolastico napoletano è stato inaugurato stamattina nell'asilo nido De Meis in via Isidoro Fortes a Ponticelli, un momento utile per fare il punto sulle problematiche e sulle soluzioni affrontate per questo nuovo anno. C'è un progetto di riqualificazione con i fondi del PNRR, i lavori incominceranno a novembre e quindi siamo tutti in attesa di poter realizzare questo progetto, che è un progetto di grande importanza per il territorio. Personale, sicuramente tempistiche, strutture, spazi, stiamo cercando in tutti i modi di recuperare il tempo perduto e di utilizzare tutte le risorse possibili per dare delle risposte alle famiglie. Noi abbiamo fatto un grande investimento sulle scuole dell'infanzia perché abbiamo fatto assunzioni importanti, 55 maestre, 70 educatori, quindi abbiamo un po' riorganizzato tutti i servizi, c'è stato anche un incremento delle iscrizioni, limitatamente ovviamente ai numeri che noi avevamo disponibili. Investimento importante col PNRR che ristrutturerà tutte le scuole dell'infanzia. La città ha bisogno ancora di ulteriori investimenti perché le domande sono di gran lunga superiori all'offerta che noi abbiamo, quindi progressivamente nei prossimi anni miglioreremo l'offerta con nuove risorse per fare in modo che ci siano sempre più bambini di Napoli nelle scuole materne pubbliche. Questo è un modo per dare una risposta ai bisogni di educazione dei nostri bambini. Successivamente, sempre rimanendo sul territorio dell'area orientale, nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio è stato presentato l'ampliamento della sede Cineca di Napoli, con la realizzazione di un data center ad alta efficienza energetica per ospitare un sistema di supercalcolo. Noi abbiamo risorse qui del Fondo di Sviluppo, abbiamo risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo risorse nazionali, quindi risorse nazionali ed europee che vengono a convergere verso lo stesso obiettivo in un territorio del Mezzogiorno, in un territorio del Meridione che ha significative problematiche. Si riesce, con lo sforzo congiunto di tante istituzioni, la Regione, il Comune, l'Agenzia, un consorzio interuniversitario, l'Università Federico II, si riesce a realizzare una iniziativa di grandissimo valore per il territorio, perché c'è una capacità attrattiva di talenti, di intelligenze, quindi di capitale umano, di risorse, di investimenti pubblici e privati per una forma di rigenerazione del territorio. Napoli si apre il secondo punto di supercalcolo italiano, che si collega al centro europeo di Bologna, quindi un investimento molto significativo che è complessivamente di quasi 50 milioni di euro, collegato anche all'Agenzia Nazionale di Cyber Security, che consentirà non solo di potenziare in maniera significativa la realtà napoletana nel campo dell'innovazione, l'area di San Giovanni in questa direzione, consentirà anche un'assunzione in un numero significativo e quindi attrarrà aziende, perché già ci sono grandi gruppi che sono interessati ovviamente a sfruttare questa grande infrastruttura, che a loro volta quindi assumeranno tecnici nel campo della bioinformatica, dei settori delle tecnologie avanzate, quindi un investimento molto significativo, un altro passo per creare lavoro, innovazione, attrarre aziende in una delle aree più promettenti della nostra città.